Tommy Di Bari, allora, tu sei qui a Cerignola per questa importante presentazione del tuo libro, che tra l'altro è una storia personale, bella, intensa, che riguarda un tema importante, il tema dell'adozione. Sì, devo dirti la verità. Tu sai che io scrivo romanzi e generalmente il romanzo è Certo. sempre frutto di fantasia, un'elaborazione fantastica di una storia che ti viene in mente o che ti segue da un po'. Nel caso specifico invece le cose cambiano perché questa è una storia che io mi porto tatuata dentro e che appartiene ad un pezzo della mia vita. Certo l'ho romanzata perché facciamo questo di mestiere, siamo artigiani della scrittura e maniscalchi della parola, però è decisamente una storia biografica, quindi reale. Di conseguenza non ci sono fatti fantastici, è meravigliosamente e drammaticamente accaduto. Una drammaticamente accaduta che comunque ha sicuramente un bel lieto fine. Sì, ha dentro di sé una parola che è in disuso, negli ultimi periodi sono in pochi, come dire, ad utilizzarla, e che invece torna viva e batte forte dentro le pagine di questo libro, e cioè la parola speranza. La speranza che diventa una realtà, un incubo diventa un sogno, l'impossibile diventa possibile, l'infecondità diventa fecondità. Tra l'altro il problema dell'affidamento dei minori è sicuramente un problema a livello nazionale. Tra l'altro di recente proprio il comune di Cerignola ha avuto un finanziamento regionale per quanto riguarda il progetto Affidiamoci. Quindi diciamo che qui anche in città, ma soprattutto anche in provincia di Foggia, si ha la sensazione di poter fare qualcosa in più sul tema dell'affidamento. Ma intanto spiegarlo per bene, perché devo dirti la mia, io ritengo e penso che siano in pochissimi a conoscere davvero il significato, il senso dell'affido. Per cui il compito precipuo, oltre che trovare finanziamenti, cosa sacra e giusta, è promuovere delle iniziative pubblicitarie, quindi lavorare attraverso la comunicazione sociale, spiegando in modo elementare e didascalico di che cosa si tratta. Parlo del caso specifico legato all'avventura che io e mia moglie abbiamo vissuto. Prima di vivere la nascita adottiva di mia figlia per un certo periodo è stata presso una coppia di zii, tra virgolette, affidatari. Devo dire che hanno fatto un lavoro straordinario. Sono stati una camera di compensazione affettiva prima del definitivo passaggio e della salvezza di questa bambina. Per cui viva l'affidamento, viva tutti coloro i quali promuoveranno il tema dell'affido cercando di spiegarlo nel modo più semplice e diretto possibile. Grazie, buon lavoro. Grazie.